nessuno in particolare, perché non appartiene ad una maggioranza politica, non appartiene a un partito, non appartiene ad un leader, è la cornice dentro la quale si alterneranno nel gioco democratico maggioranze diverse e nuovi leader. La riforma che è approdata nell'aula del Senato non è quella del e per il centrodestra o per questo. Quando si parla di Costituzione ci si riferisce non solo a un insieme di norme giuridiche, ma a un patrimonio comune di valori e principi che costituiscono il fondamento della convivenza democratica e civile del Paese. È un grande onore per la Fondazione, un grande privilegio aver promosso questo incontro di fronte a insigni giuristi, a questa platea, a questo pubblico così qualificato, al Presidente del Consiglio e ai rappresentanti del Governo e degli organi costituzionali. Noi abbiamo, come Fondazione De Gasperi, da 42 anni la missione di portare alta la bandiera dei suoi ideali, la bandiera degli ideali di un uomo che è scomparso 70 anni fa. Questo anniversario, i 70 anni dalla scomparsa del Presidente De Gasperi, il Governo ha inteso riconoscerlo come parte degli anniversari nazionali. Di questo ringrazio il Presidente del Consiglio Giorgio Meloni, il Sottosegretario Mantovano e il Ministro Abodi. Quest'uomo, Alcide De Gasperi, fu l'uomo che restituì onore internazionale reinserendo l'Italia nel consesso delle nazioni, fu l'uomo che fu arrestato dai fascisti e che ha sconfitto i comunisti, fu l'uomo che fece la scelta atlantica, che ricostruì il paese, che istituì la festa del 25 aprile in spirito di concordia nazionale, fu l'uomo che insieme a Enrico Mattei istituì l'ENI per unire il Mediterraneo, fu l'uomo che non intervenne se non una volta in costituente per dare una terzietà del governo e consentire uno spirito repubblicano a quella Costituzione, fu l'uomo che istituì la Cassa del Mezzogiorno per permettere l'unità nazionale da sud a nord. Quest'uomo nel 1953 provò a promuovere una legge che cambiava quella approvata pochissimi anni prima, una legge che dava un premio di maggioranza alla coalizione vincitrice. Quindi quest'uomo, che aveva come interesse supremo l'unità nazionale, avvertì subito, nel 1953, pochi anni dopo la Costituzione, l'esigenza di intervenire su un punto che comprese immediatamente essere il punto cruciale di una democrazia, cioè l'essere necessario per una democrazia il tema delle decisioni, in un bilanciamento tra mediazione, che certamente non era estranea alla cultura democristiana, e decisione. L'opposizione chiamò quella legge giusta.